Bentornati sul mio canale. Oggi, come promesso, vediamo come tagliare questi fogli di plastica per creare i nostri stencil. Allora, come prima cosa io ho già posizionato il foglio sul tappetino. Adesso quello che vado a fare è selezionare il disegno che devo tagliare. Scelgo un disegno che già è all'interno della macchina. I disegni che dobbiamo scegliere devono essere ovviamente dei disegni semplici. Perché? Perché qualora noi volessimo magari fare questo disegno, la macchina cosa farebbe? Taglierebbe tutto il contorno e ovviamente questo puntino che vedete qui non potrà mai rimanere qui, ma cadrà tutto quanto insieme. Quindi bisognerà scegliere dei disegni tipo questo, questo, la nuvolina, va bene anche la luna, la stella. Andando avanti, qui abbiamo delle bellissime foglie che possiamo scegliere, ma non disegni di questo genere, perché tagliando questo contorno comunque non riusciremo a far uscire proprio questo disegno qui. Insomma, diciamo, dobbiamo scegliere, quindi selezionare, per esempio, facciamo conto questo rametto. Ok, allora adesso di questo rametto facciamo finta che io non lo voglio di questa grandezza, ma lo voglio più piccolo, quindi vediamo un po' la misura più piccola che può esserci, che è questa. Quindi alto 31 mm, ovvero 3 cm 1 mm e largo 30 mm, cioè 3 cm. Ok, ok, lo importo e me lo posiziono qui sul mio tappetino, quindi nel punto dove già ho scansionato il supporto con la plastica. Allora, un'altra cosa che adesso dobbiamo andare a fare è sistemare la punta. La punta la dobbiamo mettere esattamente a 5 a 5, così. Adesso la posizioniamo qui nella macchina, premiamo OK, poi impostiamo anche la profondità di taglio. Allora, dal libretto delle istruzioni dice che per una plastica di 2 mm di spessore la punta va a 4 e la profondità di taglio a 0. Ora, questo che ho io come foglio di plastica è molto fine, cioè l'ho misurato, non arriva neanche a un millimetro di spessore, ma ho fatto diverse prove e se la punta non la mettiamo a 5 e la profondità di taglio a più 1 non taglia bene, quindi rischiate che poi quando andate a staccare i pezzettini si rovina il vostro lavoro. Quindi, una volta impostata la profondità di taglio, premiamo OK, taglio e la tagliamo. Non so se si vede, questo è ciò che è uscito. Adesso basterà premere e quindi, come vedete, si stacca perfettamente. Ovviamente facendo un pochino di attenzione perché abbiamo queste parti un pochino più delicate. Ecco qua. Si vede? E questo è il risultato. Adesso andiamo a provare
con dei timbri, quindi col tampone dei timbri, a vedere come esce fuori il nostro disegno che è stato tagliato dalla macchina sulla carta. Ok, quindi prendiamo il nostro libricino dove vogliamo creare quindi il nostro disegno dello stencil. Basterà posizionare quindi lo stencil sulla pagina, prendere un tampone con una spugnetta. Ovviamente questi stencil potete utilizzare anche dei colori acrilici o dei colori a olio, insomma, poi ovviamente potete utilizzarli come meglio credete. Ed ecco qua. Vi piace? Questo è un sistema carino per poter realizzare quindi dei stencil. Ovviamente, essendo in plastica, è lavabile, quindi basterà prendere o un tovagliolino di questi umidi o direttamente sotto l'acqua, delicatamente, poi passarlo e come vedete si pulisce subito. Adesso con un altro asciutto lo andiamo a asciugare e così è pronto per la prossima volta. Di questi ne possiamo fare, come ho spiegato, di diversi tipi, ovviamente sempre prestando attenzione a quando si va a tagliare che insomma sia un disegno, un progetto adatto per queste cose. Bene, e qui termina il nostro video. Questo era soltanto per farvi vedere quindi con che facilità possiamo creare dei stencil fatti da noi, quindi in pochissimo tempo. Ovviamente possiamo fare anche delle scritte o anche dei disegni utilizzando Canvas. Infatti, proprio per questo, nella puntata di domani con Canvas vi farò vedere cosa possiamo creare o utilizzare anche già delle creazioni che troviamo appunto su Canvas. E quindi possiamo creare questi stencil per decorare poi le nostre agende. Come sempre, spero di essere stata utile, di avervi tenuto compagnia, di avervi dato delle informazioni che magari non conoscevate, non sapevate e vi do appuntamento alla prossima volta. Per ora con i videocorsi riguardo la ScanCart terminano qui perché tutti i materiali che io conosco che si possono tagliare appunto con questa macchina, ve le ho illustrati, vi ho illustrato anche come funziona la macchina. Se avete dubbi o avete richieste particolari riguardo la macchina, scriveteli qui sotto così che io vi posso o rispondere al messaggio o al limite fare un video prettamente sul vostro dubbio, su insomma qualcosa che mi chiedete. Se ancora non vi siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina. Se il video vi è piaciuto, mettete quel pollicione blu così che almeno so quante persone gradiscono questo tipo di video. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao, a presto!